di GZ Mobile, siamo qui in compagnia di Microsoft Lumia 640, dispositivo presentato da qualche mese al Mobile World Congress 2015 di Barcellona ed uscito sul mercato da un paio di mesetti. Questa è la versione Dual SIM 3G, quindi la versione più economica. Abbiamo anche una versione singola SIM che supporta l'LTE e una versione Dual SIM LTE che è la più costosa. Presentato insieme al fratello maggiore Lumia 640 XL, che speriamo di avere in test presto. Caratteristiche tecniche: abbiamo il solito Snapdragon 400 quad core da 1,2 GHz, si tratta della versione MSM 8926, l'ultima versione di questo processore che supporta l'LTE. Abbiamo un Adreno 305 come scheda video. Dimensioni: abbiamo un 141,3 mm di altezza, un 72,2 mm di larghezza e uno spessore di 8,8 mm. Adesso ho una cover inserita rigida che è davvero difficile da levare, quindi non rimuovo la cover. Vi dico subito però che questa si può rimuovere e sostituire la batteria, che è una 2500 mAh, inserire la micro SD supportata fino a 128 GB. Io all'interno ho una 32 GB classe 10 di Samsung, dove ho installato la maggior parte delle applicazioni. Devo dire che funziona veramente benissimo, e anche ovviamente la possibilità di inserire le SIM card. Fotocamera posteriore da 8 megapixel con flash LED, altoparlante di sistema davvero potente come sentirete durante la video recensione. Qua in basso abbiamo la porta USB, a sinistra completamente pulito, in alto abbiamo il jack da 3,5 mm. Qua nella parte frontale abbiamo il microfono, la fotocamera anteriore da 0,9 megapixel, la capsula auricolare e il logo Microsoft. Devo dire che a me come design piace, i dispositivi così squadrati, diciamo a forma di mattone, se così si può dire, a me piacciono davvero molto. La cover nella versione bianca è lucida, abbiamo anche una versione altre tre versioni: arancione, lucida, ciano, sempre lucida, nera è l'unica versione opaca. Quella bianca e quella blu, devo dire che sono quelle che mi piacciono di più. Procediamo con lo sblocco del dispositivo. Come potete vedere, abbiamo lo sblocco col doppio tocco, non sempre funziona, non è precisissimo. Adesso l'ha preso. Come avete visto, abbiamo anche la schermata Glance che si può impostare. Adesso vi faccio subito vedere le impostazioni. Schermata Glance. Si può impostare ad intervalli, come avete visto, o tenerla sempre attiva. Oppure disattivarla. Io lo tengo ad intervalli, quindi ogni 8 minuti ci compare l'orologio e le eventuali notifiche che vengono segnalate qua in basso. La schermata di blocco è sempre classica. Per quanto riguarda la parte telefonica, devo dire che la ricezione è veramente ottima, così come quella del wifi. L'altoparlante di sistema funziona veramente molto bene. Sicuramente non avrete difficoltà ad utilizzare questo telefono in viva voce, e della capsula auricolare si sente molto bene, non effettua la chiamata, perché tanto fidatevi di quello che vi dico. Per quanto riguarda la parte display, abbiamo un'unità da 5 pollici, IPS Clear Black HD, quindi 720x1280 pixel. I tasti sono nel display, quindi ci mangiamo una piccola parte di display. Comunque in varie applicazioni si possono nascondere, avremo lo schermo intero. Vi faccio subito vedere qualche foto per mostrarvi la bontà del display. Prendiamo una foto a caso e scorriamo. Devo dire che i neri non sono nerissimi, ma non sono nemmeno tendenti al grigio, da buon IPS e null'altro. Come qualità, devo dire che siamo nella media, non mi ha particolarmente colpito questo display. I bianchi sono abbastanza bianchi, comunque la temperatura del colore si può modificare. Se impostiamo la tonalità più calda, quindi brillante, i bianchi tenderanno un po' al giallino, se invece impostiamo freddo tenderanno un po' all'azzurrino. Diciamo, abbiamo diverse modalità di impostazione. Display, comunque, io do un voto 7. Ho visto comunque migliori display in questa fascia di prezzo, sempre HD. Parliamo di fotocamera. Abbiamo un sensore da 8 megapixel. Su questo firmware abbiamo solamente l'applicazione Lumia Camera. Prendo la scatola del Lumia, che dopo vi faccio vedere. Proviamo a effettuare uno scatto, messa a fuoco abbastanza veloce.
scatto veloce. Qua in alto abbiamo le classiche impostazioni, quindi i bilanciamenti del bianco, gli ISO, la luminosità. Abbiamo anche la possibilità di impostare la fotocamera frontale, il flash, eccetera. Qui se clicchiamo su questo pulsante accediamo alle impostazioni della fotocamera e della videocamera. Scatti, allora, devo dire che la qualità non è eccezionale, ma non è neanche malaccio. Andiamo nelle foto che ho scattato. Allora, queste sono varie foto, una macro all'interno, adesso ho disattivato la rotazione, un attimo solo. Giriamo il dispositivo. Perché non si gira, ok? Diciamo che i colori tendono ad essere un po' freddi rispetto ad altri smartphone. Comunque la fotocamera a livello di definizione e dettaglio non è male. I verdi, come potete vedere, sono un po' freddini, anche se impostiamo la modalità di display brillante tenderanno ad essere sempre un po' smorti. Però in linea generale le foto sono discrete, non sono male. Questa è una foto fatta all'interno, vuol dire che è venuta un po' maluccio. La prete di casa mia è veramente arancione come questa tovaglietta, e qua è veramente smorto. Comunque gli scatti, se zoomiamo, non sono male. Non è un dispositivo per effettuare foto, come avete capito. In condizioni di scarsa illuminazione il flash non è neanche potentissimo, quindi non si otterranno scatti molto illuminati. Stavo per smontare tutto, ok? E per quanto riguarda l'audio, vi faccio subito sentire una canzone. Andiamo su TubeCast, no, anzi Spotify. Prendiamo una canzone. L'altoparlante è molto potente, come vi ho detto all'inizio della recensione. Come avete visto, non è molto veloce Spotify su Windows Phone. Hai sentito, l'audio è veramente molto alto, qualità nella media, però l'altoparlante è davvero molto potente. Anche in cuffia devo dire che si sente molto bene, e soprattutto utilizzando le stesse cuffie con la maggior parte dei telefoni che ho in test, qua si sente ancora più forte, quindi penso proprio sia dotato di un ottimo chip audio e anche di ottimi speaker. Parliamo adesso di giochi, vi faccio subito vedere Asphalt, non pulisco la RAM, così faccio vedere anche come gira in condizioni difficili. Io spesso utilizzo questo dispositivo giocandoci e in multitasking con Spotify. Devo dire che non si chiude mai l'applicazione perché la RAM non si riempie e non ho nemmeno grossi rallentamenti. Prendiamo una gara a caso, per esempio questa, non è nemmeno lento nell'aprire il gioco. Aspettiamo il caricamento perché ci sta. Ok, ha fatto. Penso di aver disattivato l'audio del gioco. Comunque, poco male, iniziamo. Ok, adesso abbiamo una macchina scandalosa per il contesto, però per adesso non ci sono rallentamenti. Continuiamo ancora un po'. Ok, va bene, usciamo. Dai, come avete visto, non abbiamo grossi lag, anzi, non ne ho proprio visti. Non è un'unità comunque per i giochi, anche perché su Windows non è che ci siano questi gran titoli. Su Android, per esempio, ce ne sono molti di più, però ce n'è anche qua qualcuno. Parlando di batteria, devo dire che la durata è veramente ottima. Abbiamo una 2500 mAh removibile. Siamo partiti col 75%, adesso siamo al 71%, con un uso stress siamo già a 10 minuti di video, quindi
Quindi secondo me è una durata buona, si riesce ad arrivare tranquillamente a sera. Per quanto riguarda l'aspetto della fluidità, io non ho avuto grossi rallentamenti, anzi crash mai avuti, nemmeno chiusura di applicazioni. L'unica parte un po' in cui pecca questo dispositivo è il browser. Proviamo ad aprire, anzi la Repubblica, proviamo a cambiare. E potete vedere come il browser non sia velocissimo. Ok, aperto la versione desktop. Ok, adesso vengo smentito in diretta, però vi assicuro che a volte non è velocissimo anche a prendere il pinch to zoom. Adesso, vabbè, ovviamente nella diretta deve sempre smentirmi, però vi assicuro che su alcuni siti qualche volta si ha un po' di difficoltà. Proviamo ad andare sul Corriere, magari la Repubblica è più leggero. Monta l'ultima versione software questo telefono. Stamattina mi è arrivato l'aggiornamento e l'ho aggiornato. Il bianco comunque è abbastanza buono. Ok, siamo ancora sotto caricamento. Oh ragazzi, sono stato smentito. Fino a stamattina era presente qualche lag. Ok, vedete, come avete visto, a volte non prende benissimo il pinch to zoom, però per un utilizzo tranquillo, moderato, nel senso senza dover star là sempre a fare questo gesto, si riesce ad usare tranquillamente il telefono. Browser abbastanza buono, presenta qualche piccolo lag comunque. Cosa dire? Allora, innanzitutto montiamo l'ultima versione del software, Windows Phone 8.1 Update 2. Ho provato anche Windows 10 su questo telefono, trovate il video sul canale. Non è ancora utilizzabile. Comunque, su questa versione c'è stato un passo avanti per quanto riguarda le impostazioni. Come potete vedere, sono state tutte racchiuse in varie voci. Io direi che è stato un piccolo passo avanti perché prima sulle impostazioni di Windows Phone era veramente confusionale andare a trovare quello che ci interessava. Comunque un telefono che io consiglio, soprattutto se lo trovate intorno ai 150 euro, secondo me è veramente un best buy. Questi giorni c'è anche un'offerta dell'830 a 179 euro, a quel prezzo penso convenga l'830, però sui 140 euro veramente questo telefono secondo me è eccezionale. Un saluto da Leonardo Girandola per GZ Mobile, ciao.